non si lasciano suggestionare dalla paura e continuano a fare la propria parte di volontari. La donazione di sangue ai tempi del coronavirus non conosce crisi, per fortuna, in provincia di Chieti, grazie a un sistema di raccolta programmato, organizzato e sicuro. L'organizzazione è stata testata sul campo anche dal direttore generale della ASL Shell, il quale si è recato al centro di raccolta dell'ospedale di Lanciano per verificare con gli operatori l'andamento delle donazioni, cogliendo l'occasione per donare a sua volta. I volontari vengono selezionati e sottoposti a triage in distinti momenti, cosicché al centro di raccolta vengono ammessi solo quanti sono in perfette condizioni di salute, una procedura che offre massima garanzia di sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, dal donatore al personale addetto al paziente che riceve la sacca ematica. Il triage è effettuato sia per telefono al momento della prenotazione, sia in fase di accoglienza attraverso la rilevazione di parametri vitali. Pasquale Colamartino, direttore del centro regionale Sangue. Tutti i nostri donatori sono controllati, gestiti attraverso i nostri centri di chiamata. Prima che i donatori accedano ai locali del centro trasfusionale, vengono sottoposti a una serie anche di verifiche e selezione telefonica, in modo tale che qui arrivino soltanto i donatori che sono perfettamente in salute. Quindi i locali del centro sono assolutamente sicuri, non c'è rischio per i donatori di poter incontrare persone che sono contagiate dal virus del coronavirus. Quindi, come vedete, è pieno di gente, tutti vengono a donare perché c'è un sistema programmato, organizzato e sicuro.